No, ma... in piedi, Ervano! Si è scolato un Petrus. Mi scusa, per favore, mi scusa. Io ho grande sete, io ricompro Petrus. Mi sfotte? Sa quanto costa una bottiglia così? Oh my God! Che cosa c'è? Aiuto! Che cosa c'è? Che succede? No! Che cos'è questa cosa? Che succede? Ha fatto entrare il maiale in cucina! Non andare in salotto, dai, torna qua! Big mi ha aggredito! Non è che restando là il maiale se ne va! Ha rovesciato tutto! Che disastro! Ha distrutto tutto! Basta, bisogna impedire l'accesso in casa adesso! Hai ragione! Troppo gentili! Gli dai una mano, si prendono i bracci! È un atteggiamento da borghesi reazionari! Borghesi reazionari? Scusami, Lionel, penso che siamo comunque persone molto aperte! Beh, abbiamo un maiale in cucina! Si può essere più aperti di così! Molto aperte! Quella gente è accatastata nella roulotte come cani! Invece di lamentarvi, offritegli le due stanze degli ospiti! Lionel, non credo sia questa la soluzione. È gente che non ama le case coi muri, si sentono imprigionati. Esattamente, tuo padre ha ragione, va rispettato il loro modo di vivere. E poi amano lo stile bohème, un bric qui, un brac là. No, lui non ama bric e brac. Noi preferisce stanze e casa con muri. Sì, noi anche piace comfort. Sì, sono come noi. Bene, Duff, gestisci la cosa con Lionel, io non so che fare. E poi mi aspetta un'assemblea di studenti. Ehi, Ravi, faccia uscire questo maiale dalla cucina.